Buongiorno amiche ed amici, non so se vi piacciono queste introduzioni, intro dei miei video, diciamo così, in versione nature, sentite gli uccellini, sto facendo la mia solita passeggiata, poi rientro e edito il video perché ho fatto già il pane e poi lo posto su YouTube. Ciao, ciao a tutti e a dopo. Eccoci qua, facciamo ancora una volta un filone con la pasta madre solida e con due tipi di farina. Io sto finendo, cercando di finire le farine che mi sono rimaste per poi rinnovarle. Quindi con la farina di tipo 1 e la semola rimacinata. Allora, intanto metto come al solito le farine in autolisi, quindi le bagno per benino con quasi tutta la dose di acqua, ne lascio solo un po' per sciogliere il lievito, poi vi faccio vedere, e per metterne un pochino quando vado a girare con la planetaria. Questa volta userò la planetaria. Metto ancora acqua, la farina deve essere bella bagnata. Giro così tranquillamente con un cucchiaio, altrimenti se volete andate direttamente in planetaria, magari girando con la foglia. Allora, se volete usare il Licoli, invece di 110 grammi di lievito madre solido, ecco, vedete l'acqua che è rimasta? Potete mettere 80-90 grammi di Licoli e diminuire un pochino l'acqua, visto che il Licoli è più idratato. Oppure se volete fare proprio il calcolo preciso, ogni tanto io metto il link nell'info box. Allora, controllo se è bagnata bene tutta la farina, la sciolgo un pochino, adesso la copro e la lascio riposare per un'ora. E comunque l'autolisi va bene anche dai 30, diciamo dai 30 minuti a un'ora, anche 2 ore volendo. Io l'ho lasciato un'ora. Adesso vado in planetaria e mi sciolgo il lievito madre solido, vedete? Se era Licoli non serviva, lo mettevamo insieme alla farina, all'impasto autolitico. Quindi l'ho sciolto per benino e adesso ci mando giù l'impasto che è stato un'ora a riposare. Ecco qua. Adesso metto il gancio e vado a girare. Giro e continuando a mettere l'acqua che è rimasta un po' per volta, così mi regolo. Quindi a seconda della farina che usate, magari ce ne può volere un pochino di più o un pochino meno. Ci metto anche il sale, scusatemi, la voce. Faccio girare fino a che l'impasto non diventa un pochino setoso e si arrotola il gancio. Dopodiché lo metto sul piano di lavoro e ci faccio delle pieghe in questo modo, tipo slap and fold, ma proprio tipo, lo lavoro un pochino così. Poi lo metto dentro un contenitore, una ciotola dove ho messo un goccio di olio, lo lascio riposare almeno un'ora, anche 2 ore, ci faccio un giro di pieghe e dopo il giro di pieghe lo lascio lievitare 5-6 ore, il mio è stato all'incirca 6 ore, a temperatura ambiente. Ed eccolo qua. Lo giro sul piano di lavoro, poi naturalmente le ore di lievitazione dipende molto dalla stagione in cui fate questo impasto. Se
Se non fa molto caldo, 5-6 ore vanno bene, altrimenti se fa caldo naturalmente lievita di più e lo tenete meno. Quindi vado a fare il primo giro di pieghe a 3, le solite pieghe classiche che facciamo sempre. Ecco qua, copro con la ciotola e lo lascio riposare. Minimo 30 minuti, ma può stare anche 40-45 minuti. Ok, passato il tempo, faccio l'altro giro di pieghe. Bene, lascio riposare ancora, copro e lascio riposare altri 30 minuti e dopodiché vado a formare il filone. Ho cambiato piano di lavoro, mi sono messa sul piano d'acciaio, sono più comoda. E questo perché c'è più luce nell'angoletto dove stavo. C'era poca luce perché comunque sono arrivata la sera tardi, perché questo pane adesso lo metterò in frigo. Faccio un filone, lo piego come al solito, voi se volete tranquillamente una pagnotta. Vedete, piego, arrotolo e poi metterò il filone dentro un cestino insemolato. Lo lascerò lievitare, lo copro naturalmente con un telo, lo infilo dentro una busta di plastica bianca e lo lascio tutta la notte in frigorifero. Diciamo che sono all'incirca 7 ore, forse anche 6, perché la mattina mi sono svegliata presto, l'ho tirato fuori, l'ho fatto acclimatare, poi un'altra oretta per far scaldare il forno e vedete, si è gonfiato ancora un altro pochino e poi sono andata ad infornare. Qui ho preparato la pala con la carta forno, giro il filone in questo modo. Ecco qua. E vi metto sempre le descrizioni dei passaggi che faccio, così magari oltre a sentire quello che dico potete andare a leggere. Ci metto un po' di semola sopra e poi faccio velocemente un disegnino giusto per. Ma se volete non è necessario, fate il taglio non centrale, un pochino sotto. E il mio forno sta intanto già a 250 gradi e ho messo la funzione due spruzzi di vapore che la faccio partire quando metto il pane. Allargo un pochino il taglio, ecco qua. E vado subito ad infornare. Vedete, dal taglio si vede che è ben lievitato. Ok, ecco qua. Ho infornato, ho impostato 50 minuti che poi andrò a scalare come da descrizione. Scusatemi, le foto non è che si vedono tanto bene da fuori il vetro. Non apriamo naturalmente, almeno per la prima mezz'ora. Vedete, si sta alzando, non tantissimo, però sta crescendo abbastanza bene. A noi piace ben cotto, quindi a 250 lo tengo per 20, anche 25 minuti, così si colorisce bene. E poi vado a scalare ed eccolo qua dopo 50 minuti. Vedete,
Vedete, bello scuretto, ben cotto. Se lo volete più biondo, scalate prima la temperatura e allungate magari il tempo. Beh, che dire, naturalmente ho tagliato dopo 2 ore, eh? È bellissimo, sono veramente soddisfatta perché è molto molto bello, bello croccante, fuori ben cotto, eccolo qua, e ben alveolato al punto giusto. Bene amici, se il video vi è piaciuto lasciate come al solito un like, commentate e condividete, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto. E naturalmente iscrivetevi al canale per chi ancora non è iscritto. Bene, ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao!